40 anni insieme all'Istituto Nazionale Tostiano, 40 anni di ricerca musicale e di proposte culturali a tutto tondo, sempre nel nome di Francesco Paolo Tosti. Il compleanno dell'Istituto si festeggia anche con la mostra antologica che ne ripercorre l'attività, visitabile dal 5 al 31 agosto nella Sala di Musica di Palazzo Corvo. L'esposizione, che ha per titolo proprio 40 anni insieme, si snoda lungo il percorso dell'istituzione culturale ortonese dal 1983, anno della fondazione ad opera di Francesco Sanvitale e Tommaso Caraceni, ad oggi. Centinaia di foto e diverse pubblicazioni raccontano ai visitatori le varie attività svolte sul fronte della ricerca musicale e musicologica, della formazione, dello spettacolo, dell'editoria, dei servizi museali e bibliografici, degli eventi. Grazie all'Istituto Nazionale Tostiano, Francesco Paolo Tosti ha riconquistato uno spazio meritato e non più discutibile nella musica tra 800 e 900. Personaggio eclettico e apprezzatissimo, con la sua musica e le sue romanze, ancora oggi è presente in molte esibizioni concertistiche e discografiche e in tante iniziative, anche all'estero. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Apertura serale straordinaria dalle 21 alle 23. Quest'anno festeggio il 40° anno e lo festeggiamo con una mostra fotografica che raccoglie un po' tutti i 40 anni di attività, e quindi con Raina Kajabansk, Kabajanska, con la Tebaldi, insomma con tutte quelle persone che in questi anni ci hanno onorato, soprattutto con una mostra fotografica e con le raccolte che abbiamo, con l'esposizione del fondo di Giuseppe De Luca, del fondo di Guido Albanese, del fondo di Giovanni Martinelli, con la biblioteca musicale e con il Museo Musicale d'Abruzzo. Insomma, Tosti per noi e per Ortona è qualcosa di importantissimo e che ci consente di proiettarci a livello internazionale. Proprio è stata questa intuizione di 40 anni fa di Francesco Sanvitale, compianto Francesco Sanvitale, ma poi nel corso del tempo con il Comune di Ortona, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di Chieti, tutti hanno capito l'importanza di questo personaggio che è stato maestro di canto della Regina Vittoria, che ha partecipato a 3 incoronazioni a Londra, che è il giornalista Caprari che ha definito l'Elton John della Casa Reale di allora. Qui stiamo parlando di un personaggio forse oscurato un po' da D'Annunzio alla pari di Michetti, però la sua immensa gloria, la sua grande produzione veramente sono ancora tutto un campo da studiare. Nel futuro dell'Istituto Nazionale Tostiano? Innanzitutto vorremmo trasformare l'Istituto in fondazione, perché il fatto di dipendere troppo dagli enti e di essere sovvenzionati non va bene. L'Istituto ormai ha un patrimonio consistente di proprietà, grazie alle donazioni, grazie a tutto quello che è il materiale che ha raccolto nel corso degli anni, e ci sono i tempi, i modi e anche le possibilità di trasformarlo in fondazione in modo da fargli fare il salto di qualità. Ecco come la Regina Vittoria racconta nei suoi diari segreti una lezione con Tosti. Alle 4 sono scesa nella stanza da disegno e ho cantato con Tosti e Beatrice. Mi sentivo intimidita a causa della mia vecchia voce, ma Tosti accompagna in modo splendido e ti aiuta moltissimo.